È tranquillo questo posto. Ah, sì, molto tranquillo. Anche troppo. Lì c'è il suo bagno, signorina. Ah, vedo che abbiamo lo stesso bagno. Forse sarà meglio che mi presenti. Io sono Vera Clayton, la segretaria della signora Owen. Ah, io mi chiamo Emily Brent. Desidera qualcosa, signorina? Beh, vorrei vedere la signora Owen. Sono la nuova segretaria della signora. Credevo che lei lo sapesse. No, signorina. Io non so niente. Ho soltanto la lista delle signore e dei signori che sono stati invitati per il weekend. Ma la signora Owen non le ha parlato di me? Io non ho ancora visto la signora Owen. Noi siamo arrivati soltanto pochi giorni fa. Ah. È grande questa casa. Quante persone di servizio siete? Solo io e Roger, signorina. Lo sa la signora Owen che siamo arrivati? I signori Owen non sono ancora qui. E dove sono? Sono stati trattenuti a Londra, signore. Ho ricevuto una lettera. Saranno qui all'ora di cena. Alle 8, signore. In Irlanda noi raccontiamo la storiella di due signori inglesi che erano rimasti abbandonati su un'isola deserta per 3 anni e non si rivolsero mai la parola perché nessuno li aveva presentati. Io non sono inglese, io sono il principe Nikita Starloff. Chiamatemi Nikki. Bene, abbiamo rotto il ghiaccio, signori. Io sono il giudice Kincannon. Molto lieto, signore. Io sono il dottor Armstrong. Io mi chiamo Lombard. Philip Lombard. Io sono il generale Mandrake. Sir John Mandrake. Dico bene, generale? Qualche anno fa fui chiamato per un consulto. Sua moglie era malata. Mia moglie è morta, signore. Se i signori vogliono essere così gentili da seguirmi, li accompagnerò alle loro stanze. Temo di non aver capito il suo nome. Bloor. Bloor? William Harry Bloor. Philip Lombard. Forse ha preso la valigia di qualcun altro. Lei è un buon osservatore. C.M. Charlie Morley, un mio vecchio amico. Abbiamo gli stessi gusti, ci scambiamo anche i vestiti. Oh, mi scusi, dottore. Credevo che questo fosse un ripostiglio. Sembra che abbiamo il bagno in comune. Oh, non lo sapevo. L'unico momento in cui rimpiango di essere scapolo è quando devo allacciarmi il colletto. Lasci che l'aiuti, grazie. Lei conosce questa zona della costa inglese? No, veramente no. C'è qualcosa di magico in un'isola. Sì, è come un piccolo mondo a parte. Le piacerebbe passare i suoi ultimi giorni qui? Oh, no, grazie. Credo che un weekend sia sufficiente. Ci creiamo tutti un'isola con la fantasia. Rappresenta l'evasione. La metà dei miei pazienti sono malati perché cercano di sfuggire alla realtà. E lei come li cura? Oh, io gli racconto delle favole. Creo per loro isole di sicurezza. Come mai? Lei non crede nella medicina, dottore? E lei crede nella giustizia, giudice? Mr. Vlog? Sì? Il bagno è suo. Dici che sono venuti bene? No, anche troppo per loro. Oh! Non stare lì come un salame, dammi una mano. Hai lavato i pavimenti stamattina? Ma dove pensi che lo trovi il tempo per fare tutto? Ti sembra giusto che quello inviti un reggimento di ospiti? Ne parlerò al signor Owen quando arrivi. Digli che ci licenziamo.
L'agenzia non ci ha detto che la casa era così grande e così isolata. Ma lo sapevi che era su un'isola? Oh, con una casa sola. Io sono terrorizzata. Tieni. Occhio non vede, cuore non duole. Tutti dobbiamo ingoiare qualche boccone amaro. Signore e signori, voglio proporre un brindisi alla nostra gentile ospite, la signora Owen. Dottore, l'ho visto, ha bevuto dell'acqua, porta sfortuna. L'acqua non fa male a nessuno, soprattutto nella mia professione. Non dimentichi il vecchio detto, dottore. Non ti fidare mai di chi non beve. Sembra tratto dalla Bibbia, un gran libro. Ed ora beviamo al nostro cortese anfitrione, il signor Owen. Un gran simpaticone. E voglio sperare che questo concluda la serie dei brindisi. Mi dica, Miss Clayton, perché è chiamata l'isola degli indiani? Non lo so. Mi scusi, signore, il barcaiolo vi ha detto che è perché ha la forma della testa di un indiano. Ah. Questo spiega quei piccoli indiani. Gli indiani? Allora manca un brindisi, signore. Io bevo agli indiani. A tutti i piccoli indiani, uno per uno, 6, 7, 8, 9, 10. 10 piccoli indiani. 10 piccoli indiani, come quelli della filastrocca. 10 piccoli indiani andarono a cena chissà dove, uno si strozzò e ne rimasero 9. Oh, poverino, brindiamo a lui. E cosa ne fu degli altri? 9 piccoli indiani si addormentarono di botto, uno dormì un po' di più e ne rimasero 8. E poi che è successo? Ci hanno spartito un pianoforte. Il signor Owen pare che sia affezionato ai piccoli indiani. Eight little Indian boys traveling in Devon. One said he'd stay right there, and then there were 7. 7 little Indian boys chopping up some sticks, till one chopped himself in half, and then there were 6. A bumblebee stung one of them, and then there were 5. 5 little Indian boys going in for law. Now one got enchantery, and then there were 4. 4 little Indian boys going out to sea. A red herring swallowed one, and then there were 3. 3 little Indian boys walking in the zoo. A big bear hugged one, and then there were 2. Queste filastrocche vanno bene per gli asili d'infanzia. Stia tranquillo, giudice. È arrivato all'ultimo indiano. 3 little Indian boys sitting in the sun. One got all grizzled up, and then there was 1. 1 little Indian boy left all alone. Какой ужас! So he went and hanged himself, and then there were none. Signore e signori, silenzio, prego. Vi parla il vostro anfitrione, Mr. Owen. Siete accusati dei seguenti crimini. Generale Sir John Mandrake, per aver deliberatamente mandato incontro alla morte l'amante di sua moglie, il tenente Arthur Mansfield. Emily Brent, per aver provocato la morte del suo giovane nipote, Peter Brent. Dottor Edward G. Armstrong, che annebbiato dalla furia dell'alcol, ha di fatto ucciso la signora Mary Cliff. Il principe Nikita Starlo, colpevole dell'assassinio di Fred e Lucy Marlowe. Vera Clayton, per aver ucciso il fidanzato di sua sorella, Richard Buckley. Giudice Francis J. Kincannon, responsabile della morte per impiccagione di Edward Seaton. Philip Lombard, colpevole della morte di 21 componenti di una tribù dell'Africa orientale. William H. Bloor, di avere con una falsa testimonianza causato la condanna a morte di James Lander,
Thomas ed Ethel Rogers, per avere provocato la morte della vostra padrona invalida, la signora Jennifer Brady. Sputate alla sbarra. Avete qualcosa da dire in vostra difesa? Signore e signori, silenzio, prego. Vi parla il vostro anfitrione, Mr. Owen. Ma che sta succedendo? Che razza di scherzo è questo? Si può sapere? È inciso sul disco. Oh, è un'infame menzogna. Il canto del cigno. Posso chiedere chi l'ha messo sul grammofono? Io, signore. Perché? Non sapevo che cosa fosse. Giuro che non lo sapevo. Ho solo obbedito agli ordini, signore, e nient'altro. Gli ordini di chi? Del signor Owen. Allora chiariamo subito le cose. Gli ordini del signor Owen, quali erano esattamente? Di mettere su questo disco alle ore 21. Era sigillato, signore. Io credevo che fosse un brano musicale. È la verità, signore. Non ho visto il signor Owen. Ho ricevuto questo video. Te lo dicevo che non dovevamo venire qui. Io me ne voglio andare. Non voglio toccare quei maledetti nomi. Chiudi il becco. No. La prima cosa da fare è di mandare a letto sua moglie. Posso avere un attimo di attenzione, prego? Questa lettera diretta a Rogers è firmata dal signor Owen. Devo confessare che io non lo conosco personalmente. Che tipo d'uomo è? E chi lo conosce? Siete venuti in una casa di cui non conoscete il proprietario. Il suo caso è diverso, altezza? Oh, certo che per me è diverso. Io faccio l'ospite di professione. Lo dicevo che non dovevamo accettare questo lavoro. Zitta, io lo sapevo che un giorno qualcuno lo avrebbe scoperto. Te l'avevo detto. Non ci sta più con la testa, dottore. Deve essere una crisi isterica dovuta allo shock. Le dia questo sedativo. 10 gocce in mezzo bicchiere d'acqua. Sì, signore, sì. Se non la farà dormire, ripeta la dose ogni 2 ore. Io penso che dormirà, dottore. Ah, dottor Armstrong, abbiamo avuto tutti i nostri capi d'accusa, a quanto pare. Come è stato invitato qui, dottore? Oh, a dire la verità sono qui in veste professionale. E in una lettera il signor Owen mi chiedeva di venire a passare qui il weekend fingendomi un invitato, in modo che potessi visitare la moglie che rifiutava di vedere un dottore. Allora cerchiamo di ricapitolare. Tutti quanti abbiamo ricevuto delle lettere da vecchi amici fidati che ci invitavano a passare qui il weekend come ospiti i loro amici, gli Owen. La signorina Clayton è stata assunta tramite un'agenzia e le è stato detto di presentarsi alla signora Owen. Questa lettera al signor Lombard è l'unica scritta direttamente dal signor Owen. Molto singolare. Anzi, oltre che singolare, direi minaccioso. Lei che ne pensa? Beh, io dico che l'unica persona la cui presenza qui non è stata spiegata è quella del signore. Ecco, vostro onore, non vedo motivo di nasconderlo oltre. Sono qui per fare un lavoro, sono stato assunto. Da chi? Da questo signor Owen. Lei l'ha visto? No, ma nella lettera c'era un cospicuo assegno. Mi dice di unirmi agli ospiti e di comportarmi come loro. Io dirigo un'agenzia investigativa a Plymouth, ecco le mie credenziali. Guardi queste lettere, giudice. Sono tutte firmate dal nostro anfitrione, il signor N.N. Owen. N.N. Owen. Lo sconosciuto. Già, il signor N.N. non solo ci ha attirato qui sotto false spoglie, ma si è anche preso la briga di scoprire varie cose su di noi. Un mucchio di menzogne. Vergognoso. Pazzesco, incredibile. Amici miei, ascoltate. L'accusa contro di me è giusta. Se ora mi ricordo, un anno fa, 2 persone per la strada. Io andavo veloce, molto, molto veloce. E che cosa accadde? Mi hanno tolto la patente. E quelle 2 persone? Le ho investite. Fu un gran brutto affare.
Non mi è ancora chiaro lo scopo spinto il nostro sconosciuto ospite a riunirci qui. A mio avviso questa persona, chiunque essa sia, non ha tutti i venerdì. Può essere pericoloso. Credo che faremmo bene a lasciare l'isola immediatamente. Sono d'accordo, signore. Roger, fra quanto ci può procurare una barca? Niente da fare, non c'è telefono. La barca viene soltanto due volte alla settimana. Non verrà prima di lunedì prossimo. E oggi è solo venerdì. Non ci sono altre barche qui. No, signore. Perché volete andarvene, amici miei? Perché non cerchiamo di sviscerare questo mistero? È meraviglioso, eccitante. Alla nostra età non abbiamo nessuna voglia di cose eccitanti, come le chiama lei. Esercizio della legge le ha fatto perdere il gusto dell'avventura. Io invece amo il crimine, vostro onore. Posso proporre un altro brindisi? Beviamo al crimine. È proprio disgustoso. Beve come un animale. Cosa ha detto? Non si muove. È soltanto ubriaco. È soltanto morto. Cosa ha detto il dottore? È morto. Cosa? Cosa sta guardando, Roger? È rotta, signore. Dovrà riferire ben altro al padrone di questa casa. Oh, ma il signor Owen non è il padrone. L'ha solo presa in affitto per l'estate. Ah, allora lei sa più di quanto ci ha detto. Andiamo, andiamo, Roger. È proprio sicuro che non ci sia nessun altro per l'isola? Sono pronto a giurarlo. La credo, Roger. Ma temo che la sua affermazione verrà passata al vaglio della polizia. Nella mia professione, dottore, non facciamo mai quello che abbiamo a intendere di fare. Credo che succeda lo stesso nella sua. Perché non dovrei toccare questo bicchiere? Credo che non sarebbe consigliabile lasciarci sopra le sue impronte. Lo annunci. Soluzione al cianuro. Suicidio? Data la sua professione, credo che spetti a lei scoprire. Cosa c'è, Roger? Mia moglie, signore, ha una faccia così strana. Mi faccia strada, vengo con lei. Buongiorno, Miss Brent. Spero che abbia dormito meglio di me. Ho dormito benissimo, grazie. Io non ho nulla sulla coscienza. Buongiorno, generale. Buongiorno. Generale Mandrake. Sì, Juliette. Oh, buongiorno, signorina. Stavo pensando a mia moglie. Buongiorno, Miss Clayton. Facciamo colazione? E scusatemi per l'abbigliamento. Buongiorno, giudice. Buongiorno, Miss Brent. Buongiorno. C'è qualcosa che la preoccupa? Non riesco proprio a capire. Ci sono molte cose che io non capisco, signore. Quelle statuette, quante ce n'erano ieri sera? 10. Esatto. Rogers ne ha trovata una rotta dopo quello che è successo.
E ora quante ne vedete? 8. Sì, solo 8. È questo che volevo dire. Ah, sono affari del signor Owen. Gli indiani sono suoi. Perché non facciamo colazione? Temo che dovrete fare a meno della colazione. La signora Rogers è morta durante il sonno. Signora Rogers? Come? Crisi cardiaca? Il suo cuore ha cessato di battere, ma qual è la causa non saprei dire. Cattiva coscienza. Cattiva coscienza, eh? Anche il marito era spaventato a morte che la moglie parlasse. Mi dispiace. Mi dispiace molto che la colazione sia pronta, ma io, vedete, mia moglie... Lascia stare. Comprendiamo perfettamente. Ma io credevo che lei avesse detto che era morto. La moglie. Eh? Sua moglie. La moglie? No, no, no. Non credo che un uomo darebbe mai ad uccidere sua moglie, anche ammesso che sia colpevole di qualcosa. Un colpevole fugge anche se non è inseguito. Due morti accidentali nel giro di 12 ore. Non riuscirò mai a crederci. E anch'io. Lei che ne dice, giudice? Come sono le parole di quella filastrocca, signorina Clayton? 10 piccoli indiani? Uno dei 10 si strozzò e ne rimasero 9. Ah. Continui. Uno dormì un po' di più e ne rimasero 8. Ora siamo rimasti in 8 su quest'isola. Lombard? Sono pronto, solo un minuto. Faccia con comodo. Mi è venuta un'idea. Ah sì, cioè? Questo NN si è dimenticato di una cosa. Quest'isola è solo uno scoglio. Prima o poi lo scoveremo, questo fatto curioso. Che idioti siamo stati a credere di essere le uniche persone sull'isola. Vuol dire che Rogers avrebbe mentito. Perché no? È terrorizzato, ha una paura folle. Per questo credo che dica la verità. Un pazzo come Owen poteva trovare un nascondiglio prima dell'arrivo di Rogers. Non ha importanza se Rogers mente o no. Anche lei è convinto che Owen si nasconda da qualche parte? È un uomo pericoloso. Dovrei procurarsi delle armi. Già, peccato che non sia permesso di girare armati in Inghilterra. Il povero cittadino non si può difendere. Vuole dire che lei non ha un'arma? Sablor e Sano, ma sono arrivata alla sua stessa conclusione. Owen si sta nascondendo, forse in questa casa. In tal caso dovrebbe avere un complice, non trova? Secondo me, Rogers non è l'unico tipo strano in questa casa. Qui non sai mai cosa stia accadendo alle tue spalle. Non so se mi spiego, Lombard. Io ho la sensazione di essere spiato. Lei no? Sta guardando. Mi era parso di sentire delle strane voci. Signori, sono giunto alla conclusione che l'invisibile Owen si nasconde in qualche posto su quest'isola. Che coincidenza. Io lo stavo cercando per dirle la stessa cosa. È quello che penso anch'io. Oh, pure io. Siamo tutti della stessa opinione. Dobbiamo scoprire il posto in cui si nasconde. Sì, e subito. Finché questo pazzo è in circolazione, noi siamo in grande pericolo. Tanto un dubbio, e cioè se noi siamo il gatto o il topo. Non c'è nessuno dal generale, neppure il generale. Chissà dove è andata a cadere. Oh, non lo so. E vedo che neanche lei sa dove si trova.
Qui non c'è nessuno, solo il russo. Continuo ad avere nelle orecchie quella canzoncina che ha cantato prima di crepare. 10 piccoli indiani, è stato davvero il suo canto del cigno. Una cosa è certa, in casa non c'è e quindi deve essere all'esterno. Brillante deduzione. Fino a lunedì. Non verrà mai nessuna barca, Giulietta. Noi resteremo qui per sempre. Che cos'era che amavi in lui, Giulietta? Sergio. Oh, mi scusi, signorina. Lei non può capire. Non c'è anima viva, neppure il posto per un nascondiglio. Nemmeno un gabbiano potrebbe nascondersi laggiù. Non ci capisco più niente. Forse ci siamo sbagliati, è soltanto frutto dell'immaginazione. Due morti non sono frutto di immaginazione. Il russo può essersi suicidato. E la signora Rogers? No. Non le avrà mica dato una dose eccessiva di sonnifero ieri sera. I medici non possono permettersi di commettere errori simili. Ma non c'è da stupirsi se li commettono i detenuti. Non sarebbe il suo primo errore se dobbiamo credere a quella voce del disco. Signori, signori, non è questo il momento di bisticciare. Ammettiamolo, siamo tutti in trappola. Non ci dimentichiamo di quegli indiani sulla tavola da pranzo. È vero, la mano di Owen si vede chiaramente. Sì, la sua mano si vede, ma è lui che non si riesce a vedere. Se Owen si prende un raffreddore, il caso è risolto. Le dispiace spiegarci lo spirito di questa battuta? Se restiamo zitti per un po', lo sentiremo starnutire. Oh. Sono spiacente, c'è solo carne fredda e insalata. Ho fatto quanto ho potuto. Ma no, certo. Non ti preoccupi. Rogers, siamo soltanto 7 oggi. Oh, mi scusi, signorina. Ha chiamato il generale Mandrake? L'ho cercato nella sua camera, signorina, ma non c'era. Non è rientrato in casa? Io non l'ho visto, dottore. L'ultima volta che l'ho visto passeggiava sulla spiaggia. Aveva un atteggiamento molto strano. Io so dov'è. Lei rimanga qui, signorina Cleto. Lei ha detto che il generale aveva un atteggiamento molto strano, e cioè? Sì, sembrava un uomo sconvolto. In altre parole, un pazzo. È vero, per me ha sempre dato i numeri. Chi è colpito dagli dèi perde il lume della ragione. Beh, noi non stavamo cercando un pazzo? Ha detto che non sarebbe mai arrivata nessuna barca. Allora sa qualcosa. Forse non è poi così pazzo quanto crediamo. Dottore, è meglio che lei venga con me. Non ci aspettate. E non aspettate neanche il generale. Un bicchiere avvelenato potrebbe significare suicidio. Una dose eccessiva di sedativo potrebbe essere stata una disgrazia. Ma questo coltello, che avete tutti visto rimuovere dalle spalle della vittima, significa una cosa soltanto: omicidio. O un atto di Dio. Mia cara signora, la mia esperienza in criminologia mi dice che la provvidenza lascia il compito delle punizioni a noi mortali. Evidentemente il signor Owen pensa che noi siamo colpevoli di alcuni crimini che la legge non può punire e si è voluto investire dell'autorità di giustiziere. Ed è per questo che ci ha attirati tutti su quest'isola.
Non c'è nessuno su quest'isola, ve lo dico io, nessuno. Dottore, dottor Arthur. Cosa c'è ora? C'è la statuetta di un altro indiano spezzata. È toccata al generale. Me lo aspettavo. Lei ha appena detto che su quest'isola non c'è nessuno. Nel senso che intende lei, forse. Tuttavia, sono ormai certo che il signor Owen è qui. E come può essere qui? Io mi rifiuto di credere negli uomini invisibili. Lui non è invisibile. Il signor Owen poteva venire su quest'isola in un modo solo. È perfettamente chiaro. Il signor Owen è uno di noi. Studio il diabolico piano di Owen. Forse lei sa come è stato ucciso il generale. Mio caro Blore, non sa leggere? 8 piccoli indiani andarono alle spiaggette. Uno decise di fermarsi e ne rimasero 7. Il vecchio soldato è rimasto qui, non è così? Disturbando la vostra partita? Oh, niente affatto, Blore. Nulla schiarisce le idee come un gioco di precisione. E ora le idee più chiare? Io e il dottore siamo giunti alla conclusione che tutta questa storia è una specie di rebus. Ecco, vediamo. 8 di noi vengono su quest'isola. I domestici ci stavano aspettando. Non dimenticate, ci stavano aspettando. 1 dei 10 è il signor Owen. E su questo siamo d'accordo. I 10 che eravamo, 3 sono definitivamente fuori del gioco. Chi? Quelli morti. Mm-hmm. Il nostro amico russo, la signora Roger e il generale. Ce ne rimasero 7. 6. Uno di loro è l'assassino. Esatto, dottore. Uno di noi è il signor Owen. E chi di noi? Qual è il suo alibi? La mia posizione è diversa. Io sono qui in veste professionale. Io, caro dottore, questo non prova assolutamente nulla. Anch'io sono una persona qualificata, ma anche ai medici capita di impazzire a volte. E anche dei giudici sono impazziti, e così pure dei poliziotti. E se mi permette, anche degli esploratori, signor Lombard. Permesso accordato. Perché lasciate fuori Miss Clayton? Ma no. E neanche lei, mia cara signora. Apprezzo molto che nessuno venga scagionato senza prove. E Rogers? È a lui che sto pensando. Che cosa ne sappiamo? Beh, ha messo lui il disco sul grammofono, no? Appunto. Chi ci dice che Rogers non abbia affittato questa casa fingendo di essere un maggiordomo? No. Non facciamo della volgare psicologia. Rogers è da escludere assolutamente. Non vedo perché. Guardi la forma della sua testa. Il suo cervello non sarebbe all'altezza. E non dimentichi un'altra cosa, signore. Mia moglie è una delle ricche. Nella mia professione, Rogers, mi sono passati davanti parecchi mariti colpevoli della morte della moglie. Sì, posso capire, signore. A volte le mogli fanno impazzire i mariti. Dobbiamo sospettare di ciascuno di noi, è chiaro. E quindi vi consiglio tutti di stare in guardia, altrimenti... faremo tutti la stessa fine. E il signor Owen rimarrà presto solo su quest'isola. Si bemolle, signorina Clayton. Non teme che gli altri si accorgano delle sue stonature? Non sopporto il silenzio. Devo fare qualcosa. Continui a suonare. Se questo può consolarla, c'è una persona qui che non sospetta di lei. Grazie. Non vuole restituirmi il complimento? Non sono ancora sicura di lei, signor Lombard.
Lei di chi sospetta? Quello vicino al fuoco. Credo che si sbagli. E allora chi? Un uomo che ha passato la vita a punire i crimini. Potrebbe venire improvvisamente il desiderio di fare il boia dopo aver fatto il giudice. Roger, vorrei farle qualche domanda. Lei ha preparato una buona cena? Solo piatti freddi, signore. Capisco. Sono certo che farà del suo meglio. E c'è da mangiare abbastanza per il weekend? Oh, sì, signore, le provviste sono più che sufficienti. Signor Blor, potrei farle io una domanda? Oh, ma certo, certo, vecchio mio. Quante persone pensa saranno presenti a cena? Ma, oh, ho capito che vuol dire. Ha portato il suo biglietto, Roger? In un caso come questo il voto segreto è l'unico modo per riuscire a esprimere quello che pensiamo realmente. No, non lo tocco mai, ma date le circostanze. Dunque, chi sospettate sia il signor Owen? Signor Lombard, un voto. Signor Blow, un voto. Dottor Armstrong, un voto. Rogers, un voto. Signorina Brent, un voto. Ah, bene, vedo che non mi avete dimenticato. Un voto. Un altro voto per lei, Rogers. Ha vinto. Lei intende dire che io sarei il colpevole? Non ha avuto l'unanimità, ma ha avuto più voti di tutti. I signori incolpano me perché sono il maggiordomo. Lei ha detto che non era abbastanza intelligente. Io non ho votato per lei, Roger. E allora che è stato? Chi non ha bevuto i cocktail che lei ha appena servito? Crede che abbia avvelenato il cocktail? Le faccio vedere io, signore. Prendersela con un uomo innocente. Io non ho mai toccato neanche una goccia di alcol. Se è questo che pensate di me, non servirò la cena a nessuno. Andiamo. Non abbia quell'aria offesa, Roger. Da tutti me lo sarei aspettato, ma non da lei, signore. Mi dispiace, Rogers, ma chi mai può dire che lei non abbia votato per me? Glielo assicuro, vostro onore. Io ho votato per... Beh, sarà il tempo a dirlo. Dopotutto, in questa casa non c'è nessuno che sfugga al sospetto. In vita mia non sono mai stato accusato di un crimine, signore. È lei che ha messo il disco sul grammofono. E con questo, signore? Quella signora per cui lavorava le ha lasciato dei soldi, vero? Non si trinceri dietro la dignità, Rogers. In fondo era malata. Lei non ha abbreviato le sue sofferenze su questo mondo? Con la complicità, naturalmente,
della povera signora Rogers? Non ho intenzione di discutere con lei, signore. Ma che cosa le fa pensare che io ucciderei qualcuno solo perché non mi ha citato nel suo testamento? No, grazie. Oh, mi perdoni. Non possiamo rimanere seduti qui tutta la notte. Io andrò a dormire. Buonanotte. Se non vi dispiace, vi do la buonanotte anch'io. Se non le dispiace, signorina, preferirei salire da sola. Posso ricordarle, signorina Brent, che io sono l'unica il cui nome non è stato fatto nelle votazioni? Appunto per questo. Trovo che sia un fatto molto strano. Spero che non vi dispiacerà se salgo anch'io con voi. Non corra tanto, signor Lombard. Vengo con voi. Più siamo, meglio stiamo. E più sicuri siamo. Fa caldo qui, vero? Sì, molto caldo, molto caldo. E c'è un po' di solitudine? Sì, solitudine, molta, molta solitudine. Roger! Sì, signore. Oh, le dispiacerebbe tenerci compagnia per un po'? Oh, come desidera, signore. Non ci metta acqua, per favore. Va bene, signore. Good night, Miss Claythorne. Non dimentichi di chiudere a chiave. Per il diavolo non ci sono porte chiuse. Eccola un'altra che dà i numeri. Credo proprio che finiremo tutti così. A lei non succederà, Blor. No. Ci vorrebbe ben altro per farmi perdere la testa. E credo che anche lei verrà risparmiata. Al momento mi sento del tutto sano. Grazie. Gliel'ha detto? Sì, signore, conosco la decisione della giuria. Vi sentirete più sicuri se non rimango in casa stanotte? Beh, allora me ne andrò a dormire nella legnaia. E ora, se volete scusarmi, buonanotte. Meglio che chiuda la porta. Non credo che basti, signor Blore. Ancora 7. Chiuda quella porta, per favore. Metta la chiave là. Stanotte non ci saranno altri scherzi da indiano. La chiuda, signor Blore. Un momento. Ora nessuno può entrare tranne lei. Ah, già, è vero. Ma chi la terrà questa? Roger! Apra, Roger! State lontani da quella porta. Sono io, Lombard. Apra! No, non ci casco, signor Lombard. Non faccia lo sciocco, Roger. Non faccia lo sciocco lei, signor Lombard. Sono il giudice Kincannon. La mia voce la conosce, sono il dottor Armstrong. Sono Blore, Roger, apra la porta. In un momento del genere giuro che non aprirei questa porta nemmeno a Babbo Natale. Vogliamo solo darle una chiave. E perché? Lasci perdere, apra. Si sbrighi, sta piovendo. La passi sotto la porta, signore. Buonanotte, Roger. Venga chiusa la sua porta. Non stia in pensiero per me, signore. Oh,
Stia attento, giudice. Oh, sì, sì. Sa, un comune raffreddore uccide più persone che... Beh, non importa. Non c'è bisogno che vi consigli di chiudervi a chiave. E di mettere una sedia contro la porta. Si può sempre fare scattare la serratura dall'esterno. E se dovesse venire fuori che uno di voi è Owen? Ricordatevi, io ho il sonno molto leggero. Buonanotte. Buonanotte, signori. Beh, speriamo di ritrovarci tutti domattina. Buonanotte. Buonanotte. Signorina Prent, signorina Prent, non rispondo. La porta è chiusa a chiave? Penso di sì. Provi ad aprire. Qui non c'è. Lei afferra subito le situazioni, Blor. Cosa c'è, Blor? Non c'è più la signorina Prent. Ho bussato a tutti, lei è l'unica che non ha risposto. Che c'è di strano, è tardi? Sì, abbiamo dormito un po' troppo. Io l'ho sentita alzarsi, deve essere scesa di sotto. Io ho chiuso quella porta ieri sera e adesso è aperta. Guardate. Buongiorno. Ah, è un motivo molto grazioso. Ho pensato di copiarlo per un nuovo scialle. La porta era chiusa quando è uscita? Oh sì, l'ho aperta io. Buongiorno, signorina. Anche a me piace fare una passeggiata prima di colazione, ma non sarei mai uscito da solo. Io mi sento perfettamente sicura quando sono sola, grazie. Io la capisco perfettamente. Ma non sapeva che fuori c'era Roger? Poveretto, spero che non abbia preso un raffreddore. Che cos'è? Qualcuno che bussa. La porta della cucina. Sarà Rogers che vuole entrare. Ci siamo dimenticati della colazione. Dov'è? Qualcuno stava bussando. Rogers! Anormale. Atteggiamento psicologico un accidente. Io guardo ai fatti. Lui è stato ufficialmente accusato. È un fatto. Si è ubriacato. Non ha voluto aprire la porta della legnaia. È un fatto. E avendo capito stamane che si era cacciato in un vicolo cieco, è scomparso. Altro fatto. C'è un fatto che non avete considerato di notte. È morto. L'assassino è un pignolo. Ha pulito questa lama dopo aver colpito la sua vittima. Deve essergli arrivato alle spalle. Ha sollevato l'accetta e l'ha abbassata su di lui, spaccandogli il cranio. Sette piccoli indiani andarono a far legno sui Pirenei. Uno si tagliò con l'accetta e ne rimasero sei. Sarà stata necessaria una grande forza per sferrare il colpo? Beh, può essere stata anche una donna, se è questo che pensa. La signorina Clayton... era chiusa nella sua stanza, dottore. Se è a questo che pensa lei. Eravamo tutti nella nostra stanza. Tutti, tranne... Non si fa colazione? No. Se io avessi un cameriere come Rogers, lo licenzierei subito. Aspettate, abbiamo dimenticato una cosa. Cosa? La sala da pranzo. Dov'è la chiave? Eccola. L'abbiamo trovata nella tasca di Rogers. Una, due, tre, quattro, cinque.
manca un altro. Ma la porta era chiusa a chiave. Ci sono. No, non c'è. Crede che una puntura d'ape possa essere fatale? No. Perché? Sei piccoli indiani trovarono un'ape un po' pingue. Uno di loro venne punto e ne rimasero cinque. È stupido uccidere l'unico domestico della casa. Ora non sappiamo neanche dove la marmellata. Stia attenta alle api. Io sarei attenta a quel giovanotto. Stia tranquilla, signorina Brent. Io sto attenta a tutti quanti. La coscienza pulita è la migliore corazza. Quest'isola è lo specchio della vita. L'innocenza che vive circondata dal crimine. Sembra di sentir parlare il signor Owen. Io sono d'accordo con la sua idea di fare giustizia. E che ne dice delle accuse fatte contro di lei? Chissà se queste uova sono fresche. Che ne dice, signorina Brent, della morte del suo giovane nipote? Non è colpevole lei? Pettegolezzi di famiglia. Il figlio di mia sorella era un tarato, da parte di padre, naturalmente. Frustarlo non serviva e quindi ho dovuto mandarlo in un riformatorio. Spero che non siano un po' troppo cotte. Che fine ha fatto il ragazzo? Oh, non l'ho mai più visto. Commise l'ultimo dei suoi peccati impiccandosi. Trovato. So chi ha preso l'ultimo indiano. Chi? Roger. Lui aveva la chiave di questa stanza. È un fatto. Scivola dentro, prende il piccolo indiano. Uscendo, richiude la porta. Torna di nuovo alla legnaia, dove spacca della legna. È un fatto. E poi? E poi? Prende l'accetta e si spacca il cranio, come direbbe il dottore. È un fatto. Vorrei vedere lei farlo, Blor. Non è mica facile. Chiunque all'interno della casa potrebbe uscire senza essere notato. Vero, signorina Brent? Assolutamente vero. L'assassino incontra Rogers fuori e lo uccide. Poi prende la chiave dalla tasca della vittima. Il resto è cosa nota. Sì, ma la chiave era ancora nella tasca di Rogers. È naturale. L'assassino rimette la chiave nella tasca di Rogers e poi se ne torna a letto. O va a fare un'innocente passeggiata prima di colazione. Spiacente, signorino. Qualcuno vuole dell'altro tè? Lombard? Lombard? Sì, Blond? Cosa ci fa qui? Mi ha chiamato lei, no? Sì, sì, sì. Senta, Lombard, non crede che il giudice sappia troppe cose? Descrive sempre le mosse di tutti, come se fosse sempre sul luogo del delitto. Mio caro Blor, secondo me lei è un caso disperato. Come sarebbe? Manca di immaginazione. Un criminale con il cervello di Owen la può infinocchiare in qualsiasi momento. Nessun uomo mi ha mai infinocchiato, finora. E una donna, invece? Sì, sì. Non ci si deve mai fidare delle donne. Quella soffre di crisi depressive. Non so perché non me ne sono accorto prima. Era molto strana in cucina stamattina. Ci siamo tutti comportati stranamente. Ma io non trovo prove. Non ha lasciato alcun indizio. E invece sì. E queste allora? Una persona sana di mente non userebbe mai delle alghe come motivo per uno scialle. Ha cercato di portarci fuori strada. È lei. Ci scommetterei la testa che è lei. Aspetti, Lor. La faccia chiamare dalla signorina Clayton. Così avrà meno sospetti. Signorina Brent? Signorina Brent!
Solo un piccolo segno sul collo. Ecco la vera apre. Qualcuno me l'ha presa. Qui non c'è. Lo vedete anche voi. Quale veleno è stato iniettato? Beh, posso dire solo che era molto potente. Deve essere morta istantaneamente. Ma quell'ape. Quell'ape nella sua stanza. Quello è il tocco del nostro assassino. Ha voluto rispettare alla lettera la filastrocca. È pazzesco, siamo tutti pazzi. Io non lo sono, signor Lombard. Ho ancora le mie facoltà mentali. Rimaniamo in cinque. Uno di noi è l'assassino. Tutti gli altri sono indifesi. Indifesi? Chi le dice che uno di noi non abbia una pistola? Giustissimo, Blur. Chi ce lo dice? Beh, vi assicuro che io non ce l'ho. Girare armati è contro la legge. E lei, dottore? Oh, no, davvero. Se volete, potete perquisirmi. Lei, signorina? Vorrei tanto avercela. Ha ragione, signorina Clayton. È una imperdonabile dimenticanza. Si dovrebbe sempre andare armati in posti che non si conoscono. Perché non ci ha detto che aveva una rivoltella? Nessuno me l'ha chiesto. Lo tengo io. Frugatelo. Non state perdendo tempo? Io lo so dov'è. Lei ha appena detto che uno di noi è l'assassino. Se fossi lei, non permetterei a Blor di prendere la pistola. Qui non c'è. Cerchi bene, Blor. Deve esserci. Frugatelo. Toglietemi subito le mani di dosso. Niente. Neanche qui. Che cosa ne ha fatto? Che cosa ne ha fatto lei? In nome del cielo, dove può essere? Chi potrebbe rispondere a questa domanda, ovviamente, non parlerà mai. In un momento come questo. Un gioco psicologico, Blor. Un gioco psicologico. Sarebbe molto più al sicuro in camera sua, con la porta chiusa a chiave. Perché non lo fa anche lei? No, non me ne sarò certo solo con uno di loro. Perché no? Non le sembra strano che non ci sia mai una terza persona presente quando accade qualcosa di spiacevole? Il signor Owen riesce sempre a stare solo con le sue vittime. Quando è presente una terza persona, non succede niente. Non la rende nervosa questo? Stare sola con me? Ma non siamo soli. Ho chiesto al signor Blor di tenerci d'occhio. È lui la mia terza persona. Blor! Guardi, un altro imprevisto. C'è qualcosa che non va nell'impianto. L'accumulatore si sta scaricando. E noi dobbiamo tenere accese tutte le luci stanotte. Vado a dare uno sguardo nella legnaia. La lasci accesa, dottore. La lasci accesa. Non le impedisce di giocare questa intermittenza? Signor Blor, lei è venuto via da quella finestra e mi ha lasciata lì sola. Devo andare nella legnaia. Lei vada in camera sua e si chiuda dentro. Va bene. La signorina Clayton? Non lo so. Dov'è Blor? È andato alla legnaia. Alla legnaia? Che c'è, dottore? Ah, capisco. Lei e io ora siamo soli in casa. Lombard! Lombard! Venga qui! Non ci lasci! Thank you.
Sì, Vera, mi risponda. Non si avvicini. Dov'è? Stia indietro. Flor, se non me lo dice, giuro che lo uccido. Se fa una sola mossa, le spacco la testa. No, la prego. Mi risparmi. Se lei è Owen, per amor del cielo, me lo dica. Io non dirò una parola agli altri. Non mi tormenti in questo modo. Se vuole uccidere gli altri, io non glielo impedirò. Non dirò una parola. Anzi, sono pronto ad aiutarla se mi risparmierà la vita. Senta, io mi fido di lei. Lei non si fida di me? Certo. Così va meglio. Non si avvicini! Non le si stanca il braccio? Non si preoccupi di me. Senta, se Vera è al sicuro nella sua stanza, come dice lei, ci stiamo comportando da idioti. Guardi che non mi convince. Preferisco essere idiota ma vivo. Sta arrivando qualcuno. Signorina Vera, le ho detto di starsene chiusa in camera sua. Sto cercando... Oh. Ha ragione, Vera. Non sia così imprudente. Andiamo. Restate qui, tutti e due. Adesso posso cercare di riparare il guasto. Lei si intende di elettricità? Non mi distragga. Ecco, ci sono. Rimanga dov'è. Non mi muovo di un millimetro. Neppure io. Fino a quando torna la luce. Lei crede che tornerà? Perché no? Questo non è un guasto casuale. Qualcuno vuole che la casa resti al buio stanotte. Chi? Colui che tutti temiamo. Però, mio caro dottore, costui ha fatto uno sbaglio. Questo trucchetto di spegnere le luci scagiona due persone. Lei e io. Ora possiamo fidarci. Capisco. L'idea era di farci diffidare l'uno dell'altro. Ma ora possiamo stringere un patto, lei e io. E trovare l'assassino. Non abbiamo più nulla da nasconderci a vicenda, non crede? Già, neanche questo allora. Oh, ne avevo proprio bisogno. Allora, allora possiamo dirci la verità, tutta la verità. Chi vuole parlare per primo? E va bene, comincio io. Come sapete, il signor Owen sosteneva che io fossi responsabile della morte di un certo Edward Seaton. È assolutamente vero. Era un uomo innocente che fu condannato a morte. Io non avevo nulla contro di lui. Volevo soltanto rovinare la reputazione del suo avvocato difensore, che perse la causa, mentre il suo cliente perse la vita. Dottore, adesso tocca a lei. Ci dica la verità. Il nostro destino dipende da questo. Quella voce nel disco non mentiva. Operai la signora Cliss mentre ero sotto l'effetto dell'alcol. Colpevole ero, ma di bere, non di uccidere. Ma a che cosa serve tutto questo? Si sieda, signor Blore. Vedrà che sarà molto più utile di quanto lei immagini. Non è vero, dottore? Se fossi in lei, io parlerei, signor Blore. Ma io non ho ucciso nessuno. La ascoltiamo, signor Blore. È vero, James Lander era innocente, ma io ero coinvolto nella banda che voleva ucciderlo. Fu la mia testimonianza a mandarlo all'ergastolo. Tutto qui. Ma lui morì in prigione, non è così? Sì, e con questo? Come potevo immaginarlo io? È di lei che ci dice, Lombard? Che ci dice di quei poveri 21 indigeni nel Sudafrica? Non si scaldi troppo, Blore. Purtroppo non sono in grado di negare nulla. Ah, è la prima cosa che ci dice a cui posso credere. Ha deciso di lasciarci, signorina Clayton? Mia cara figliola, lei sta tremando. Oh, ho tanto freddo. Preferisce che rimandiamo questa seduta a quando accenderemo il fuoco? Ciò significa andare fuori a prendere la legna come
fece Roger. No, aspetteremo che lei prenda il cappotto. Grazie. Resti qui, signor Lombard. Non può succederle nulla se rimaniamo tutti in questa stanza. In camera mia a prendere questa candela. E lei dove è stato? Sono stato a cercare la mia torcia. Dov'è Blor? Blor, che diavolo sta facendo in camera mia? È la camera sua. Ecco perché non trovavo niente. Che le è successo? Ma ho urtato contro ha qualcosa. Sentito nulla? Sì, sembrava uno sparo. Ma no, avete i nervi a fior di pelle. Il candelabro di Vera. Vera! Vera, che è successo? Non abbia paura, che è successo? Era nella mia camera. Chi? Ho sentito... non lo so, somigliava a una mano. Chi era? Non lo so, le mie candele si sono spente. Lo scopriremo subito. Sembrava come una mano gelida. Ecco cosa ha toccato la signorina Clayton. Chi le ha portate qui? Chi è che le ha portate in casa? La signorina Brent. È sicuro che la signorina Brent... stecchita. Dov'è il giudice? È strano. Credevo che fosse salito con noi. Lo credevo anch'io. Stava dietro di me sulle scale. Sì. Credevo di averlo urtato quando ho sentito lo sparo. Lo sparo? Lo aveva detto lei? Cosa? Quella vecchia volpe la sapeva lunga. Lei ha sentito uno sparo, sì, no? Ma... Non capisce. È lui che ci ha sparato nel buio. Se scendiamo ci farà fuori come pipe di gesso. C'è solo un modo per scoprirlo. Proprio quando il giudice stava per interrogarla, lei è salita quassù dicendo che veniva a prendere il cappotto. Giusto? Sì. Lei apre quella porta, il vento le spegne le candele, le alghe le sfiorano il viso e lei urla, perfetto, perfetto, ma passa parecchio tempo prima che noi la troviamo di sopra. Perché è corsa in quella direzione? Non sapeva dove andava, era fuori di scena. D'accordo. Ma se la signorina Clayton non avesse gridato, noi saremmo ancora di sotto e il giudice sarebbe vivo. No, no, un momento. Non confonda le cose.
Uno di voi ha architettato tutto e ora cerca di incolpare la signora. Aspetti lei un momento, signor Lombard. Sappiamo tutti che il giudice stava per fare una scoperta importante. Come possiamo sapere cosa vi viene in mente? Lo so io. Si è confidato con me. La verità. Tutta la verità. Signorina Clayton, lei è responsabile o no del crimine di cui l'ha accusata la voce di quel disco? Preferirei non parlarne. Oh, ma deve farlo. Noi abbiamo confessato tutti i nostri errori, tutti tranne lei. Quindi coraggio, figliola. Non avrà mica ucciso quel signor Barclay, vero? Crederà nella mia parola se le dico che non l'ho fatto? Penso proprio di sì. Allora le do la mia parola. E la prego di non farmi altre domande. Non capisce che ha detto la verità? È stato proprio questo il suo sbaglio. Non vedo perché. Lo vedrà, lo vedrà. Il giudice ha ragionato così. Owen ci ha attirato su quest'isola per punirci dei nostri crimini. Appunto. Noi tre abbiamo ammesso la nostra... la nostra colpa? Esatto. Di conseguenza, non possiamo essere accusati dei delitti accaduti su quest'isola. Giusto. Conclusione? Owen è l'unico che non ha commesso alcun crimine in vita sua. Ah, ho capito. Che cervello il giudice. Ma non è riuscito a salvare la sua vita. Sì, ma ha salvato la nostra. E questo è quello che conta. Ha capito adesso, signor Lombard? Oh, è grandioso, convincente, deduzione matematica. No, aspetti un momento. No. Neppure lei, Blor. Ora non ce l'ha nessuno. Una soluzione ce l'ha. Ora possiamo dormire. Ritiriamoci, signore. Buonanotte, signori. Dottore, c'è una falla nella sua teoria. Gliela distruggo con quattro parole. Vuole sentirle? Supponiamo che io dicessi, signori, io sono Owen. Sarebbe molto interessante. Ma molto improbabile. Il suo guaio, Lombard, è che nessuno le crede mai. Peccato, volevo solo aiutarvi. Buonanotte, dormite bene. Spero proprio di sì. Io ne sono certo. Lì fuori. Shh. Abbassi la voce. Quanto tempo è rimasto là fuori? Da quando lei ha spento la luce. Perché? Volevo essere qui per ricevere Owen. Chiudere la chiave in questa stanza e lasciare fuori la chiave è un po' troppo ovvio, non le pare? O è il dottore o è Blor. A meno che non mi sbagli, uno di loro entrerà da quella porta fra un minuto. Come faccio a sapere che non sia già qui? Lei? Se ne fosse convinta, non avrebbe aperto la finestra. E se si trattasse di me? Non è abbastanza scaltra. Una ragazza furba avrebbe confessato un delitto qualsiasi per discolparsi di quanto è successo in questa casa. È sicura di non aver ucciso quel tipo, Barclay? Forse se n'è dimenticata. O forse non è mai esistito. Oh, sì, è esistito. Forse non è mai stato ucciso. Sì, è stato ucciso. Da qualcuno che le era caro? Lei è stata sospettata.
qualcuno che le era caro? Era mia sorella. Ho avuto cura di lei fino all'ultimo. Capisco. Allora Owen non è infallibile. Lei non dovrebbe trovarsi qui. Non ha ucciso neanche una mosca. Non si vergogna di prendere un omicidio così alla leggera, signor Lombard? Non mi chiami signore e non mi chiami Lombard. Le dirò qualcosa su Lombard. Un'altra cosa che Owen ignora. Ascolti. Mi dia modo di prenderlo quando entra. Non spari se non è necessario. Si sta allontanando. È sceso. Vado a vedere chi è. Dimenticavo che è chiusa. Passo dalla mia camera. Prenda la pistola. No, no, la tenga lei nel caso che non tornassi. Ma potrebbe ucciderla. Se lo fa, farà un gravissimo errore. L'altra cosa che non sa è che io non sono il signor Lombard. Io, signor Blor. Davvero, signorina? Le hanno fatto un bel regalino. Lombard è generoso, vero? Vada avanti lei. Andiamo, Vera. Può essere un tranello. È vero, Blor. Forse è in questa casa. Sono solo tre indiani. Vuol farci credere che sia morto? Per portarci fuori strada. Guardi che non ci cadiamo questa volta, dottor Armstrong. Che cos'è? Scendete. Va bene, veniamo subito.
trovato! Aprire la porta senza sapere chi c'è fuori? Credevo che fosse lei. Ha sentito qualcosa? Lei che passava davanti alla mia porta. Ma come? Io credevo che fosse lei. È sicura di non essersi mossa dalla sua stanza? Stavo anch'io per chiederle la stessa cosa. Forse era il signor Blore che è tornato dalla sua stanza. No, no, ho bussato alla sua porta. Ho sentito un rumore mentre mi vestivo. Come una porta che sbatteva. Esatto. L'ha sentito anche lei. Che c'è? Non lo so. Lei non ha la sensazione che qualcuno... ci osservi di continuo? Sì, la capisco benissimo. Sono i nervi. Allora lo sente anche lei? Oh, cerchi di controllarsi. Non c'è niente di soprannaturale. Tutto decisamente umano. Vuol dire che è il dottore? Il dottore pazzo. Che si nasconde qui? Lo scopriremo presto. Vive sull'isola. Lei? E lei. E quindi siamo alla fine, è vero? Sì, siamo alla fine. È il momento della verità. Già, la verità, tutta la verità. Non si avvicini. Ah, capisco. Ma questo non è giusto, mia cara. Non corrisponde alla verità. Non cerchi di cambiare argomento. Lei ha commesso un errore. Mi ha dato questo revolver. Non mi importa di venire ucciso. Ma non voglio essere ucciso al posto di un altro. Non le ho detto che non sono l'ombra? Qual è il suo nome? Charles Morley. Lei non è una buona osservatrice. Blore ha notato le iniziali sul mio bagaglio appena arrivati. Perché è venuto qui sotto falso nome? Conoscevo molto bene l'ombra. Lui si è suicidato. Volevo scoprire se la lettera di Owen era collegata alla sua morte. E lei si aspetta che io le creda? Perché no? C'è qualcosa di più difficile da credere. E cioè che uno di noi è Owen. Io so di non esserlo. E non posso credere che sia lei. Non tenti di ingannarmi, io so di non esserlo. Deve essere lei. Non c'è altra spiegazione. Se ne è tanto sicuro. Avanti, mi spari. Vede, ha dei dubbi. Non ti avvicini, o sparo. Lei non mi può sparare, lei si fida ancora di me. E io di lei. Ma ci deve essere una spiegazione. Sì, ho trovato. Lei deve spararmi. Avanti, spari. Così non la colpirò. Non deve colpirmi. Spari. E non si stupisca se cade. Perché?
Un gioco psicologico, signorina Clayton. È arrivata giusto in tempo per la mia ultima mossa. Ed ora il gioco è finito. Un piccolo indiano per la tristezza si impiccò e non rimase nessuno. È per lei, signorina Clayton. E se non sono d'accordo di dovermi impiccare? Oh, a questo è già stato provveduto. Le dispiace se mi siedo? Ogni artista possiede un certo tocco di vanità. Piace a tutti l'approvazione del pubblico e lei è la prima e ultima spettatrice. Io ho avuto due grandi idee. La prima era la ricerca della perfetta giustizia umana. E lei ha visto il risultato. Per perfezionare questo piano, la mia seconda idea era di trovare un complice inconsapevole fra i veri criminali invitati qui per essere puniti. Avevo bisogno di un idiota rispettabile. E naturalmente ho scelto un uomo che il timore della morte poteva rendere estremamente cooperativo. Ho proposto a lui il piano per confondere le idee sull'immaginario signor Owen. Era semplicemente questo. Io dovevo solo fingere di essere la prossima vittima. Si ricorda le alghe? Armstrong e io le abbiamo messe nella sua stanza. Il suo urlo è stato perfetto. Noi fingemmo di salire con gli altri, ma seguendo il nostro piano tornammo indietro. Ora io dovevo apparire morto, ucciso dalla pistola che avevo preso in prestito dal signor Lombard e che lui più tardi trovò sul gradino. Naturalmente facevo affidamento sulla confusione generale e sul buio e contavo anche su Armstrong, che ha fatto la sua parte alla perfezione. Sapevo che nessuno avrebbe dubitato dell'autorità del dottore quando avrebbe detto gli hanno sparato alla testa. Dopodiché dovevo fare la mia parte. E che splendida parte era. Nessuno avrebbe sospettato di me, e meno che mai il caro dottore, in quanto credeva che io stessi per scoprire lo sconosciuto assassino e che mi aspettava sulla spiaggia un po' preoccupato per la riuscita del nostro piano. Qualche minuto dopo non aveva più nulla di cui preoccuparsi. La giustizia aveva trionfato ancora una volta. Aveva imparato troppo tardi che il bere, quando ti prende la mano, può essere fatale. Come vede, tutta questa vicenda ha seguito fedelmente la filastrocca. Quando la barca toccherà la terraferma, ci saranno 10 cadaveri e un enigma irrisolvibile sull'isola degli indiani. 10? Mia cara figliola, io sono un uomo vecchio e malato. Ho avuto la mia sentenza di morte un anno fa. Piuttosto che andarmene lentamente tra le sofferenze, ho deciso di lasciare questo mondo ingrato con una scorta di buone azioni. E come può costringermi ad impiccarmi? L'unica persona che sarà trovata qui con 9 cadaveri verrà certamente impiccata, proprio come l'ultimo piccolo indiano. Le impiccagioni pubbliche sono sgradevoli. Se mi permette di darle un piccolo consiglio d'amico, lo faccia adesso, privatamente. È più dignitoso. Ora la mia opera è compiuta. Mai fidarsi delle donne. Grazie del consiglio, signor Owen. Ma se io non mi fossi fidato di lei e lei di me? A proposito, perché si è fidata di me? E lei, allora? Per via di qualcosa che Owen non poteva prevedere. Ah! Hai visto? C'è ancora qualcuno vivo! Buongiorno. Siete pronti a partire? Oh, e come? Senta, sono pronti anche gli altri? Provi a chiamarli.